Dalla vincente guerra dei Rolex e delle borse griffate, alla fine del matrimonio con Francesco Totti, alla sua rinascita con l'ormai inseparabile fidanzato tedesco Bastian Müller. Ilary Blasi torna a far parlare di sé, seminando curiosità ma anche tante polemiche. La conduttrice romana sarebbe infatti pronta a mettersi in gioco anche come attrice. Dopo il successo della docuserie Unica e del libro, arriva la svolta del cinema. Un debutto che avrà luogo nelle sale il prossimo ottobre, grazie al regista Giampaolo Morelli, che l'ha scelta come interprete nella sua nuova commedia romantica. Se Ilary Blasi è brava come attrice, vi sorprenderà, è molto capace, ha dichiarato Morelli alla stampa, suscitando non poca attesa. Un nuovo e inaspettato futuro, quindi, per la Blasi, la cui carriera appare inarrestabile, considerando anche l'inizio delle riprese di Unica 2, il secondo round della serie, che promette particolari e inediti dettagli sulla sua nuova vita, sul suo nuovo amore e chissà, forse anche altre graffianti rivelazioni sulla rottura con Totti. Ma intanto sul web fa discutere l'ultimo scatto pubblicato dalla Blasi. Si tratta di un carosello di foto che vedono la presentatrice in posa accanto a tre dive del cinema, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot e Sophia Loren. A scatenare la pioggia di critiche, innanzitutto, è l'uso della sigaretta, un classico nelle foto e nelle pellicole di un tempo, ma oggi considerata inopportuna persino sui social. C'è di più, la rete non le perdona il confronto con le iconiche attrici. Imparagonabili, si legge dai commenti, umiltà per piacere troppo presuntuoso da parte tua e ancora un paragone azzardato. Insomma, la conduttrice romana torna nell'occhio del ciclone e sembra pronta a riservare nuove sorprese. Pamela, commentavamo durante il servizio che ovviamente lei è stata molto criticata per queste foto con la sigaretta, che un po' riproduce alcune donne del passato importanti, penso. Può essere un tributo Marilyn a loro. Sofia Loren. Perché secondo per forza te bisogna pensare una cosa di paragone. Io credo che Hilary, che è una donna che a me piace moltissimo, abbia messo queste fotografie proprio come ispirazione, no? Quindi è un omaggio a queste dive, poi ha fatto anche lei la fotografia con la sigaretta. Non ci vedo niente di male. Ah, quindi per te non era un gioco a fare la diva? No, come alcuni. Perché come sai sono stati veementi come sempre. Beh, ma sai, ti criticano sempre qualsiasi cosa fai, purtroppo. Però, no? Ecco, la vera notizia adesso è che diventerà attrice e regista, già dice, una brava attrice, vi stupirà, Natascia. Bello. Ma bello, sono felicissima per lei, perché poi so cosa vuol dire, perché quando ti scelgono all'improvviso, è capitato anche a me, che ne so, cioè mi ha scelto per la prima volta Benvenuti, poi Barbareschi, poi Carlo Vanzina, insomma diversi, ed è un'esperienza che ti rimane nel cuore, un'esperienza bellissima e io le auguro tutta la fortuna. I maligni però dicono, ma non è che recitava già nel documentario dove raccontava la sua vita, che dire? Vabbè, ci sta pure che recitava in quel documentario e se ha recitato bene, ma d'altronde quanti sono i casi di attori che sono nati in altre circostanze, vale a dire, mi viene in mente Argentero, no? Era, non lo conosceva nessuno il suo potenziale prima del Grande Fratello. Cioè. Sì. Ma Katia Ricciarelli faceva tutta un'altra cosa prima, no? Poi Avati ha tirato fuori quella sua qualità, quindi, ma anche Elodie, la stessa Elodie.